E allora eccoci qui in questa nuova diretta. Questa sera è una diretta speciale, abbiamo in collegamento una grande artista. Ancora qualche minuto, facciamo salire un po' l'affluenza di coloro che ci seguono e tra poco faremo una bella diretta con due personaggi che ci stanno aspettando. Sicuramente già li state inquadrando nella schermata. Intanto vedo già un sacco di gente in collegamento. Ne siete già tanti. Mi raccomando, seguite questa diretta che è particolarissima. Vabbè, intanto, visto che fortunatamente già c'è parecchia gente che evidentemente ci stava aspettando, scusate per il ritardo, io vorrei a questo punto già incominciare a presentare l'ospite di questa sera, che è in collegamento con noi, Natalie Hartz dei Sound Lover. Buonasera a tutti! Ciao. Eccoci, Natalie! Qua. Come va? Tutto a posto? Dai, assolutamente sì. Adesso che vedo voi, che c'è un po' di musica, sì, stiamo bene. La musica è la linfa della vita, è importantissima. Non dovrà mai mancare in qualsiasi situazione. Abbiamo Mauro De Cocinis della 10 e Lode Management. Grazie a lui. Ciao Giancarlo, ciao Natalie. Ciao Mauro. Un bacio da lontano. Sì. Ma virtuale. Grazie, grazie al grande Mauro. Abbiamo avuto questo grande onore questa sera di avere un ospite internazionale. Io stesso ho il suo disco che ho passato in tutte le discoteche d'Italia negli anni 96-97. Quindi, Natalie, io vorrei iniziare a farti una piccola domanda. Allora, tu praticamente sei olandese, giusto? Sono olandesissima, ormai adottata dall'Italia da circa quasi 30 anni, perché l'anno prossimo sono 30 anni, quindi sì, ormai sono più anni che vivo in Italia che di quelli che ho vissuto in Olanda, insomma. Certo, in questo momento dove sei? A Milano? Adesso sono vicino a Milano. Io abito in un paesino, per fortuna, fuori Milano, fuori dalla città, a sud. Soprattutto in questo periodo direi che ha fatto veramente la differenza questa cosa. E quindi volevo farti quest'altra domanda: tu suoni qualche strumento in particolare? Allora, non sono bravissima per niente, però da bambina avevo iniziato a suonare pianoforte, l'ho suonata dai 7 anni a finché ne avevo voglia, 14. Poi ho sempre continuato un po' a suonare, ma senza lezioni, perché sono passata dal pianoforte alla chitarra. E avevo uno zio bravissimo, quindi mi ha insegnato lui. E poi, vabbè, il pianoforte e il chitarra le abbiamo tutte qua in casa. Si suona un po' di tutto. Perfetto. Ovviamente dal pianoforte si inizia, che è la base, è proprio la melodia, è la musica. Certo. E quindi nel 1996... hai fatto questa produzione con Fargetta, no? Molella. E Lella? Poi leggo altri produttori. Lo e hai fa. Fatto questa bellissima produzione con i Sound Lover, che ha avuto un successo mondiale, giusto? Assolutamente vero. Dal 96 preciso. Il primo disco era Runaway. Questo qui che io adesso ho in mano è Surrender, che è molto molto bello. Ah. Infatti partirei proprio con questo dopo. Vedo che tu hai girato il mondo, vabbè, poi in Italia hai fatto festival, bar, tante manifestazioni importanti. E ovviamente, tutti quelli che c'erano, certo, ci si beccava qualsiasi collega in giro per questi programmi qua. Non ce n'erano tantissimi, erano sempre quelli, ti facevi il giro di quei programmi lì con Mauro, i nuovi visti. Mauro De Cocinis, 10 e Lode, quante date hai procurato ai Sound Lover? Non te lo posso dire, questa è privacy. Sono state tante, non te lo posso dire. Parecchie. Beh, considera che Natalie sta in auge, sta sulla scena da diversi anni, oltre un decennio, quindi... Sì, perché un po' come solista, un po' da tanti gruppi. Allora, io vorrei iniziare con il primo pezzo, ed è questo. Natalie, lo vedi? No, non ti vedo, però immagino... Questo è Surrender, quindi... Allora io Surrender lo tengo pronto sul vinile. Prima di farlo partire, per far capire a qualcuno che non ha ancora capito chi sei e che pezzo stiamo proponendo, lo vuoi accennare con la voce? I used to be Surrender, I used to be a lonely soul, used
get it on. Oh, allora, a questo punto parte il vinile di Soul Over Surrender in versione 12 pollici. Oh yeah! Noi ce lo ascoltiamo e se ogni tanto ci vuoi anche fare qualche vocalizzo, noi lo accettiamo tranquillamente, perché comunque complimenti Nathalie, perché tra te in diretta e il disco non c'è differenza. I used to ask the sender, ask him if my love has come. Used to get it on, and I will go on. Used to get it on, and I will go on. Used to get it on, and I will go on. Questo è un altro pezzone. Bellissimo questo Memory, mamma mia, che bello, che bello. Eppure è recente, anche se sembra comunque un po' un disco degli anni 90, no? Sì, infatti è ben strutturato musicalmente. Scusami, parliamo da DJ adesso, non da booking e management. Il sound è ancora attuale, sembra sì, di oggi. Sì, assolutamente sì, poi vi posso assicurare, vedete queste GBL, queste casse che ho qui? Tra poco arriva l'amministratore e mi picchia perché trema la casa, ragazzi. Trema la casa. Vabbè, oggi sei autorizzato, dai. Complimenti al fonico che ti ha mixato questo pezzo, Nathalie, pompa, bellissimo. Sì, pompa di brutto, infatti è sempre un brano che ovunque vada, in Europa, qualsiasi piazza, anche chi non l'aveva mai sentito prima, comunque saltano veramente tutti. È bellissimo. Sì. Ma io quando canto sono almeno sincro o arrivo un minuto in ritardo? Guarda, ti dico la verità, hai fatto dei vocalizzi prima su Sun Lover che erano perfetti. Quindi siamo quasi uguali. Sì, siamo quasi uguali, perfettamente. E ti voglio fare i complimenti, già oggi pomeriggio ho sentito, ti voglio fare i complimenti perché la tua voce live in a cappella dal vivo è uguale al disco. Io credo che quando tu registri in studio della serie Buona la Prima, te lo dico sinceramente. Così mi chiamavano, Buona la Prima. Brava, sempre. Brava, bellissima. Sì, sì. Non c'è proprio differenza. L'unica cosa è che la voce dal vivo è un po' più grossa, perché avendoli fatti i primi dischi come turno, con una certa voce più leggera, con gli anni, io già che vengo dal mondo un po' più rockettara, sì, e con gli anni sai che la voce diventa anche un po' più piena, più scura. Io sicuramente la devo un po' costruire, ma di solito lo sa Mauro, io dal vivo vado bello vado bello forte, ecco. Sì. Guarda Nathalie, c'è tanta gente collegata, tante care persone, tanti amici che mi seguono in tutte le serate, fortunatamente. Vogliamo salutarli tutti. C'è
anche, vabbè, c'è Lello Ambrosini da Roma, il, grazie a lui stiamo facendo questa diretta, è il mio faro praticamente. Sì, fantastico. Sì. E tu, poi, hai messo giù, e tu hai messo sotto come sottofondo anche il pagante, va? Esatto, eh? Esatto. E poi ci sono tutti i miei cari amici, c'è, vabbè, c'è Rosa Pepe, c'è, come si chiama? Sì. Silvana Boschetti, Mariangela, Margherita Topo, sono tutte persone che ci seguono alle serate e gli facciamo un bel saluto perché ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo alla grande. Allora speriamo di riuscire a vederci dal vivo. Sicuramente, speriamo, io penso. Quest'estate. Mauro, che facciamo? Facciamo qualche serata con Natalia Soundlover sulla spiaggia? Io sto aspettando a te, appena sei pronto ci mettiamo in moto. Ho capito, c'è un altro pezzo bellino da lanciare. Bellissimo questo. E qui siamo nel 99. Mauro è un po' come essere in discoteca, vero? E ce la paghiamo. Ma quanto mi piacciono questi suoni synth che danno una carica incredibile. Questo è proprio... Già che adrenalina? Sì, 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 questo è proprio il sound che a me piace quando si fanno serate a livello grosso, a livello di 2000 persone, 4000 persone, a livello di massa. Perché sei d'accordo anche con me, Natalie, che un po' sta ritornando questo sound, il fatto di fare serate con luci, laser, musica molto elettronica e potente commerciale? Io, se ho capito bene la domanda, noi questi ultimi anni soprattutto ce ne sono di eventi, cioè sempre di più. Vabbè, io ovviamente vado a fare quelli degli anni 90, tu sei ancora più esperto, anche se io sono cresciuto anni 70-80, però io vado a cantare solo negli eventi anni 90. Però, cavolo, anche all'estero loro fanno degli stadi, invitano 15-20 artisti per volta. Pazzesco, iniziato bello. Alle 6 del pomeriggio, noi a mezzanotte abbiamo finito, però cioè, degli spettacoli veri e propri, con laser, sì, luci, c'è ballerini, c'è bello. Di tutto. Veramente non mi sto annoiando, guarda. Un po' in questo periodo sì, però vabbè, speriamo che... possiamo rifarle tutte quelle che sono saltate, che le faremo magari, speriamo, più avanti. Guarda, Natalie, io ti dico una cosa. Io ho sempre detto questo, io faccio il DJ da 30 anni, ho anche fatto delle produzioni, ovviamente a seconda del periodo, con il genere musicale. Ho prodotto il tribal quando era tribal, ho prodotto dance e anche, anche questa roba qui. Ho prodotto dei pezzi stile tuo, stile Soundlover, stile AFL65, con questi synth elettronici molto belli. Io dico sempre questo, che si arriva a un certo punto che ci sta poi ci si arriva ad un'esasperazione di questa musica e ci si ferma un po' con queste produzioni. Poi c'è un discorso ciclico, diciamo che puntualmente ogni 4, 5, 6 anni poi ritorna, basta uno che fa una produzione del genere, scatena poi di nuovo il filone. Io sono convinto che questo è il periodo buono per fare un pezzo commerciale per l'estate. Questa è una bomba che ti voglio lanciare. Cavallo, tu sei come la pizza quattro stagioni, non vai mai fuori moda. No, comunque guarda, Mauro, Mauro De Cucinis, io quest'estate, con l'aiuto di parecchie persone, parecchi gestori di locali, propongo su una bella spiaggia, anche ad agosto, una serata I Love 90 con un po' di artisti importanti, tra cui anche ovviamente Natalie, e facciamo una bella cosa, rilanciamo gli anni 90 sulle spiagge. Li conosce tutti, vai sulla spiaggia, mi sembra una bellissima idea. Bello, on the beach, on the beach. E adesso ti faccio sentire un altro pezzo, Natalie, vediamo se te lo ricordi, è una battuta ovviamente. '97, terzo singolo. La manina di Molella e Pizzi. Brava, brava, 1997 con la manina di Molella. Maurizio. Sì.
questa canzone compie 20 anni. Bellissimo questo pezzo, davvero bello. Guarda, l'energia di questi pezzi è qualcosa. Quest'anno è lei che compie 20 anni, questa volta tocca Wonderful Life. Quest'anno a maggio, bellissimo. Sì. Bello. E allora, ragazzi, io, siccome Facebook non mi dà molto tempo, incominciamo piano piano a andare sulla conclusione di questa fantastica e preziosissima collaborazione. Non ci fare piangere, Gianca, ti prego, dai. No, io continuo. Se voi volete restare in linea, per me va bene. Io continuo con un po' di selezione a questo punto, anni 90, con altri artisti, e magari ogni tanto ci possiamo ricollegare. Se vi fa piacere. Io ho una chat alle 8, quindi con Radio DJ, quindi devo staccare perché mi devo collegare con i ragazzi. Io sono con delle colleghe mie e facciamo un po' di bordello dopo, per cui. E allora io sono qui per i miei cari amici che mi stanno ancora seguendo, quindi metto un po' di musica ancora per loro, e io ringrazio veramente di cuore Nathalie che ci ha dato questa bella possibilità oggi di stare qui con noi. Grazie. Ci ha svelato tante belle cose, e dobbiamo ringraziare il grande Mauro De Cocini, della Dieci e Lode, che ci posso solo dire una cosa, Giancarlo, che mica abbiamo finito noi negli anni 90, abbiamo continuato, e solo per dirvi che c'è il nuovo disco fuori, Nathalie Arts e Kim Lucas Boogie Baby. Chi non l'ha ancora sentita, quest'estate la balleremo. Bellissimo, bellissimo. Guarda, io ti dico questo, io mi auguro che questa emergenza, credo che stiamo davvero sulla via quasi della risoluzione, vada via definitivamente, e a metà luglio, inizio agosto, fare qualcosa davvero di bello su qualche spiaggia, dare quello spettacolo che manca da tanti anni, un bel palco gigante con luci, scenografie, LED wall, e il DJ con 4 giradischi col vinile, e voi artisti che ci fate sognare con la vostra. L'abbiamo pensato 2 anni fa questa serata. Esatto, Mauro, quest'anno la faremo. Quest'anno se ci la faremo. Portiamo tutti bene, prima usciamo da questo casino qua, insomma, dai. Esattamente, siamo sulla via giusta. Dobbiamo solo portare avanti queste regole che ci hanno insegnato, quindi mascherine, stare attenti, e piano piano questo virus io lo cantavo, if you be strong it's better for you, sarebbe meglio per te, quindi devi essere forte perché è meglio per te. Esatto, bravissima Nathalie, bravissima. Grazie. Gianca, pensiamo positivo perché ce no faremo. Ma non pensiamo positivo, è positiva la situazione, perché tra poco torneremo nella nostra vita di sempre. Sicuro. Io sono ottimista, tu lo sei, Natalia è pronta. Tutti ho il bicchiere sempre strapieno. Se l'aereo non parte, ti veniamo a prendere in macchina e vieni giù. Bravo, esatto. Mi sembra una bella roba. Il pullman, va bene. Facciamo il pullman. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Io prima di allacciarmi sul nuovo disco, voglio comunque ancora ringraziare Nathalie Arts, dei Sun Lover e non solo, Mauro De Cocinis, ci vediamo presto, grazie per averci seguito, grazie a voi ragazzi. Grazie a te, ciao Nathalie. Ciao Mauro, grazie. Ciao. Ciao.